Abbiamo avuto la fortuna di incontrare chi ha fatto il servizio militare, quindi come VAM, aeronautica militare, all'interno dell'aeroporto Allegri di Padova. Se dovesse chiudere, cosa ne pensa? Qual è la sua impressione? Ed è un aeroporto fastidioso per chi vive qui in zona o utile? Secondo me è utile, credo che sia dai tempi della Prima Guerra Mondiale che c'è questo aeroporto. Non vedo la ragione per chiuderlo proprio adesso, che disturbo dà, cioè gli aerei sono anche abbastanza discreti, di piccola taglia. Questa è la mia sensazione, insomma, credo che sia un'esagerazione, non è mica un aeroporto di Linate e neanche di Malpensa, ecco. La problematica non è tanto in sé il disturbo, ma il fatto che economicamente non è più valsa la pena per quanto riguarda la Save, che ha rimesso in mano a ENAC l'aeroporto, quindi si dovrà trovare un nuovo, diciamo, acquirente, tra virgolette, o gestore. E d'accordo, io so che qua dentro è un aeroporto misto, civile e militare, e almeno uno dei due credo che sia da tenere, insomma, ecco. Sono anni che c'è, non vedo la ragione di toglierlo proprio adesso, cioè mi sembra un'esagerazione bella e buona, anche perché porta io credo che porti ricchezza, insomma, c'è gente che vuole fare trasvolate cittadine in aerotaxi, c'è gente che parte in mongolfiera, c'è l'elisoccorso, insomma mi sembra una bella cosa togliere l'Allegri da qua. E poi che cosa viene fatto alla fine? Cosa, cioè, una zona così ampia con che cosa viene sostituita? Questo mi chiedo io, un altro autosilo, non lo so, cioè